Pivot Paresino che adesso va a portare il blocco ancora su Tim che si alza, e stavolta il canestro è trovato però da parte di Kell, dalla parte opposta è velocissimo Robinson e lo scarico per Mekovulu. La rimessa per Benzius, si addormenta la difesa, scarica a sua volta per Tsokas, quindi ancora Kell, prova a rispondere lui da tre. Risponde al Trekel, può andare fino in fondo solo cassa, scarica per Ferrero, la finta, la resta e tiro anche per Ferrero e la canestro del 25-25. Okel, 6 per chiudere l'azione, che la alza per la schiacciata di Ebunu. Alla parte opposta subito Gaspar Treyer ci prova da tre. De Nicolao conduce lui stesso il contropiede, poi parte in uno contro uno Kell, fermato bene da Benjus. Jones va ad appoggiare. 1 minuto e 50 per andare a riposo lungo, poi taglio con una schiacciata da Benjus, ottima l'imbeccata di Barnell. Il taglio per Kinek va ad appoggiare. Si addormenta la difesa sassarese. Robinson, Kruslin, Barnell. Il taglio di Benjus di prima, splendido assist per Mekovulu che sbaglia, arriva fortunatamente Barnell a schiacciare. Il blocco di solo Kasperkin che si alza ancora da tre. Quindi Kell verso Rokas, è tornato in campo anche Marcus Kinn. Quindi Kell va a depositare ancora in sottomano rovesciato. In punta c'è Bin, lo scarico per Treyer, salta ingenuamente Kinn e Treyer va ad appoggiare. Logan si alza da tre per pareggiare, Erbo per lui, ci prova allora Gentile e ci riesce, 79-79. Johnson non riconquista il pallone però perché finisce tra le braccia di Gentile, che poi va a servire Barnell per la schiacciatona. Sempre difesa zona dispari per Sassari con Barnell in punta, lo scarico per De Nicolao che si alza da tre. Queste azioni conclusive del match, Logan, c'è solo Cassu di lui, Logan si alza da tre, da tre. Canestro. 13 secondi, Kinn, vediamo se starà lui a terminare l'azione. Kinn si ferma, si alza da lontanissimo, Kinn sbaglia, rimbalza, è conquistato da Benjus e finisce qui con Logan che può andare a schiacciare per arrotondare sul 104-99. Forse Kinn aveva l'opportunità di fare anche qualcosa.